girato vuol dire tanto, perché soprattutto se si riesce a saperlo sfruttare questo allungo, se si riesce a tenere lontano l'avversario per il pugile più basso, si può avere difficoltà, significa accorciare la distanza e doversi esporre a qualche rischio. Questo è verissimo. Siamo allo stabilimento balneare Oasi di Fregene per assistere al campionato internazionale WBC dei Super Welter fra Emanuele Della Rosa e Nasser Al-Harbi. 69.850 per Della Rosa, 69.853 è il limite, quindi è rientrato proprio a pelo. Sì, di pochissimo. 68.800 invece per Al-Harbi. Tu conosci molto bene Della Rosa. E allora cosa ci dici prima, quando sta per iniziare il match? Arbitro è Massimo Barrovecchio. Dico che Della Rosa ha delle qualità, innanzitutto psicologiche, perché è uno che arriva all'approccio, ha un approccio al match molto buono, è uno che rimane sempre abbastanza tranquillo. Una qualità tecnica che posso dire di Della Rosa, oltre al pugno abbastanza, pesante, è che ha una buonissima scelta di tempo. E allora col nero e il rosso c'è Emanuele Della Rosa, con il nero e il dorato invece c'è Nasser Al-Harbi. È molto nervoso il modo di muoversi, e tocca con il destro Della Rosa. Dicevo, è molto nevrotico il modo di muoversi di Harbi. Sì, tiene quel sinistro anche molto basso. E già due volte è riuscito ad anticiparlo in qualche modo, però Della Rosa. Sì, sì, come dicevo prima, proprio per la sua caratteristica della scelta di tempo, che indipendentemente dall'altezza riesce ad andare comunque a segno. In questo momento non sfrutta moltissimo l'allungo, l'inglese. Ma l'inglese per il momento sta portando dei jab ad infastidire il suo avversario. Sì, però non è in grado di, almeno in questo momento, riesce a tenere lontano l'avversario. Ecco, non, infatti tocca bene, tra l'altro, con il jab anche Della Rosa. Sì. Tocca con il sinistro stavolta Al-Harbi. Adesso comincia a farlo lavorare, questo sinistro. Tocca con il sinistro Della Rosa. La testa e il colpo sulla nuca, tocca con il sinistro Al-Harbi. Mani su, viene ricordato ad Emanuele Della Rosa, ed è giusto. Prova a partire da lontano il pugile romano, 32enne, nato il 22 febbraio 1980. Ha tentato di portare un improbabile montante per il momento Al-Harbi. Calcio sinistro Della Rosa. Sì. Qui sotto questo sinistro, testa in avanti di Della Rosa, ma l'avversario si appoggia sulla schiena. Tocca con il sinistro Della Rosa. E si conclude il primo round. Allora, ha lavorato con il jab sicuramente Al-Harbi, però i colpi, il gancio, li ha portati, niente di straordinario. Niente di che, sì, diciamo una prima ripresa sul piano dell'equilibrio, ma qualche colpo andato a segno in maniera più netta è stato da parte di Della Rosa. Ecco, come questo sinistro. Allora ascoltiamo Agnuzzi. Boom, hai capito? Mi vai troppo indietro dopo che hai fatto l'azione. Un passettino.
pochino e rimani al centro del ring, non andare troppo indietro. Come si rimuove lo ripizzichi così, capito? Esatto, okay. Dice proprio questo il maestro, perché l'avversario, avendo anche un allungo superiore, se Della Rosa va troppo via dopo aver fatto l'azione, ha difficoltà poi nel rientrargli, quindi dice un piccolo passettino e poi te lo trovi giustamente a misura. Questo è vero, però per il momento non abbiamo visto mai l'inglese doppiare. E se l'avversario doppia? Se l'avversario doppia si vede, insomma. Deve provare, perché non può lavorare soltanto con questo jab. Tra l'altro devo dire che Della Rosa è leggermente più avanti rispetto al primo round, è più vicino all'avversario, tocca ancora con il sinistro, bene. Tocca con il jab Della Rosa, ha provato anche a doppiare largo il destro. Voltante destro di Della Rosa, il sinistro ancora e la voltante destro di Della Rosa. Doppio sinistro del campione dell'internazionale WBC dei Super Welter. Anche questo match è previsto sulla distanza delle 12 riprese. Tocca con il sinistro Hal Harby. Gli ricorda ancora una volta Marovecchio di non colpire sulla nuca. Prova a portare anche il gancio sinistro all'Arbi. Tocca con il sinistro all'inglese. Stai più vicino all'avversario. Destro anche dell'inglese. Sì, e poi in uscita ha provato e c'è riuscito parzialmente a toccare con il sinistro Della Rosa. Prova a passare sotto il sinistro dell'avversario Della Rosa, ma deve rientrare però immediatamente. Sì. E in ogni caso non è facile, perché sempre anche per il discorso dell'allungo e della distanza. Però quel mezzo passo in più ne ha bisogno. Sì. Ne ha bisogno. Dovrebbe forse cercare, rischiando un pochino di più, ecco, sì, ecco come in questo caso, sì, per accorciare la distanza. Tocca con il sinistro in uscita all'inglese, lo sfidante. L'inglese abbassa anche le braccia, sì, quasi in segno di sfida. Sì. Questa volta con il sinistro tocca Della Rosa. Tocca e anticipa l'avversario, lo sfidante. Tocca con il sinistro il campione. Sorride all'Arbi. E si conclude il round. Diciamo che in questo round fa qualcosa di più e meglio l'inglese. L'inglese, sì, diciamo che è ben impostato, porta a porta i colpi. Non doppia quasi mai, però lavora bene con il sinistro. Sì, lavora molto bene con quel jab, sì, e sta molto bene sulle gambe. Sì. Sta molto bene sulle gambe, questo gli permette di sottrarsi anche sugli attacchi di Della Rosa. Anche se poi nel replay abbiamo visto prima un montante, poi un gancio sinistro di Della Rosa. Sì, 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 sì. That's the only thing he's got. Since you switched across, you've got him now. He can't land the left hook. You've got your hand up. Fuori i secondi. Okay, second style. non è facile riuscire a farlo. È chiaro che negli altri angoli si dicono grosso modo le stesse cose, però deve tenere lontano l'avversario e rientrare, e vuole che doppi ogni tanto gli incontri, i colpi. I colpi. E qui non deve dare la possibilità all'avversario di anticiparlo. È molto attento e determinato questo avvio di terzo round dell'inglese.
Sì, è anche un pugile astuto, come abbiamo visto, appena accorciato la distanza della rosa lo ha subito legato. Sì. Questo è segno di intelligenza pugilistica. Però non può sprecare energie con questi colpi fuori misura. Sicuramente lui, come dicevamo, ha difficoltà per accorciare la distanza. Però deve farlo. Correre qualche rischio, come tu hai ricordato, nel corso del secondo round, perché altrimenti dobbiamo dire che l'inglese, lo sfidante, sa lavorare bene con questo sinistro. Altrettanto fa De La Rosa con il jab. Però ci vuole quel mezzo passo davanti, lavorare di più con il tronco per poter passare sotto i colpi dell'avversario. Lavora molto bene con quel jab. Sì. Nel primo round aveva fatto poco con il sinistro, però in particolare nel secondo, adesso nel terzo round, lo utilizza molto bene. E qui in uscita tocca ancora lo sfidante. Tocca con il destro di prima intenzione, non sono colpi che fanno male quelli di Harvey, però sono colpi che vanno sul volto. Poi non c'è la replica, ma precisi. Sì, certo, anche se poi adesso ha replicato De La Rosa. Destro e sinistro, sì. Ecco, qui doveva rientrare, lì deve accorciare immediatamente, va fuori misura, si abbassa perché ha i guantoni bassi, le mani basse, e quindi deve rientrare immediatamente. Qui tocca con il destro alto, lo sfidante ancora con il jab sinistro. Eh sì, all'angolo gli viene ricordato di attaccare, di portare i colpi in velocità. 1-2, ma poi dà l'opportunità all'avversario di chiudere con il sinistro. Tra l'altro è molto bravo l'inglese nell'accorciare la distanza, per cui quando lui parte con il gancio destro è troppo largo, perché non c'è più il suo avversario e non trova la misura. Respira, sì. Sentiamo l'angolo. Respira ancora bene, profondo, profondo. Dobbiamo creargli un po' di pressione in più, non partendo da lontano. Allora, se lui è indietro e tu non muovi le gambe quando tiri il sinistro, non lo prenderai mai. Allora quei due sinistri vanno doppiati con due passetti, e lo devi mandare indietro con sto lavoro. Poi ti pieghi, vai al corpo, fai quello che vuoi, insisti, torni all'azione. Però se non mi fai questo, non lo prendiamo. Sinistro dritto, muovendo le gambe verso di lui, chiaro? E doppiarlo. Con più di pressione. Maestro Agnuzzi è un grande uomo d'angolo, inquadra subito il match e il da farsi. Consiglio giustissimo. E ha capito anche le caratteristiche dell'avversario, perché l'avversario, lavorando con quelle jab, ma in velocità, muovendosi costantemente sulle gambe, non gli dà questa opportunità di attaccare con il sinistro. Mandalo indietro, vuol dire accorciare la distanza, esatto. Mandandolo indietro, colpendolo l'avversario, cioè, però tocca con il sinistro. Portare i colpi e farli seguire dalle gambe. Sì. E l'avversario però è velocissimo con le gambe, perché lui va in avanti e quindi il colpo non riesce più a colpirlo, naturalmente, De La Rosa. Non è facile entrare per togliere il tempo all'avversario, per accorciare la distanza e colpirlo, perché è veloce, soprattutto è scattante. Molto sì. Quindi tocca con il sinistro della Rosa.
il sinistro basso. Il sinistro. Buono il gancio sinistro di Della Rosa. Eh sì, perché è stato bravo, però era partito male.